Ed ora parliamo di televisione, esattamente di una fiction che va in onda su Canale 5. Stiamo parlando di Baciati dell'amore. Noi abbiamo incontrato i protagonisti Giampaolo Morelli e Gaia Bermani Amaral. Questa fiction racconta una storia d'amore sostanzialmente, come fosse un Romeo e Giulietta, cioè due ragazzi che si incontrano e si piacciono dal primo momento, e però si trovano in due situazioni completamente diverse familiari. Una è figlia di un magistrato e l'altro di un fioraio e padre di cinque figli, cioè ha una serie di prima differenze di classe, poi lei è milanese e lui è napoletano, quindi un po' strizzando l'occhio, anche se noi siamo usciti prima un po' a quello che succedeva su Benvenuti al Sud. E no, hanno una serie di imprevisti e di inconvenienti, cioè di cose che non rendono possibile il loro amore. Intanto perché la ragazza è promessa in sposa ad un figlio del magistrato, anche lui. Quindi ci sono, diciamo, una classica storia d'amore che incontra tanti ostacoli durante il suo percorso. Di portare l'immondizia fuori, perché sennò la casa si imbuzzolentisce. Ma, lo capisci, io solo butto la spazzatura in questa sì, casa. Sì, tu sei l'addetto. Ah, sono l'incaricato. Ninni, arrivato, ninni. Hai guardato dentro l'armadio a muro? Papà, la casa quella è, ho visto pure sotto ai letti. E allora vai a vedere dentro al comodino, perché l'ho vista che... Vabbè, ma vado io. Vado io perché l'ho detta io, te l'ho vado detto. Vado io perché io mi muovo, perché tu stai là immobile a fare i comandi. È una commedia corale con tanti bravissimi attori, ce ne sono due in particolar modo che per me sono dei miti, io in quanto attore napoletano, che sono Lello Arena e Marisa Laurito, quindi per me è stato un onore lavorare con loro e averli come genitori. È ricca di attori bravissimi, Gaia Bermani è stata straordinaria, Flavio Montrucchio, Marco Columbro, insomma tanti, ce ne sono tanti, ognuno col suo mondo, ognuno col suo modo di recitare e col suo stile, e devo dire che il regista Claudio Norsa è stato molto bravo con la sua sensibilità ad orchestrare tutti questi elementi anche così diversi tra loro. Allora, come sto? Stai benissimo. Quest'abito dice proprio sono un uomo solido, affidabile. Sposami. Ne compro tre allora, amore. Scusi, posso esserle utile? Voglio lo stesso abito che ha preso quel signore. Devo dire che l'intero cast è amalgamato veramente bene, cioè ogni personaggio è stato scritto e pensato in modo giusto e poi interpretato. E poi, ecco, senti, quello è mio padre, quello è Marco Columbro, mio padre. E poi appunto interpretati, credo, tutti molto bene da tutti, insomma, gli attori che hanno partecipato a questo progetto, ci hanno messo del loro. Io ci ho messo l'anima, veramente, e poi mi sono divertita, perché Valentina è un personaggio così naturale, fresco, la ragazza della porta accanto che ti conquista così con un sorriso, e quindi spero che di conquistare anche il pubblico a casa che ci guardino e che si divertano come ci siamo divertiti noi durante le riprese. Stai andando all'acquario? Ciao papà, sì, ci sono un po' di problemi con i delfini, c'è Lilli che non mangia più. Sarai innamorata come te? Ho avuto la bella notizia da Tommaso. Anticipare il matrimonio. Ah, oh, che bello! Mi ha reso veramente fiero di te. Brava Valentina. Lo so che tu ci tieni tanto. Non sai quanto. Vedi, per un padre è importante che il marito di sua figlia in qualche modo gli somigli, capisci? Beh, Tommaso ti somiglia tantissimo. Questo mi rassicura molto. E sono sicuro che ti renderà felice e sarà un buon marito. Il punto di forza è senz'altro la storia d'amore che c'è tra mia figlia Gaia Amaral e Giampaolo Bonelli, il figlio di Lella Arena. È una storia d'amore molto, come tutte le storie d'amore, molto complessa, complicata, in cui i protagonisti si prendono, si lasciano, si ritrovano e poi sarà un finale a sorpresa. E quindi questo secondo me terrà incollato il pubblico al televisore. E poi c'è ovviamente la parte di commedia, la parte brillante, è un'altra linea molto, molto bella,
e poi il giallo che si interseca in queste due storie. Marco Columbro è un grande genitore, diciamo, ha in sé tutto quello che l'essere milanese, insomma, l'arrivare a Napoli, il cercare di ambientarsi, e poi insomma la sua simpatia veramente, oltre a essere un grande insegnante sul set, anche da genitore è apprezzabile. Ma secondo me è una serie veramente simpatica, è bella, è romantica, è fatta bene, è attenta ai dettagli, è spontanea, c'è tutta questa cosa anche della Napoli, che comunque è una città spontanea, no? Non è una città che vive comunque di rigore, di etichetta, e tutta questa cosa traspare secondo me nella storia, quindi coinvolgerà per questa spontaneità, è molto naturale. Ciao spettacolo, che spettacolo, mi raccomando, baciati dall'amore. Ciao spettacolo, che spettacolo, martedì, baciati dall'amore su Canale 5. Ciao, un saluto grande a spettacolo, che spettacolo. Un bacio grande a spettacolo, che spettacolo. Ciao spettacolo, che spettacolo, vi aspetto a vedere baciati dall'amore in TV.